Buongiorno a tutti. Allora, abbiamo saputo, non certo direttamente dai diretti interessati, ma dai giornali, che il sottoscritto sarebbe indagato per calunnia o diffamazione, questo è da vedere, in merito alla vicenda del Ponte Morandi di Genova. E cioè, il sottoscritto, come altri, compresi l'ingegner Segantini e l'ingegner Siviero, progettisti di ponti, ha asserito in questo anno, in questi 365 passa giorni, che il Ponte Morandi non è caduto da solo e non certo per il cedimento dei tiranti, degli stralli, ma è stato demolito. Ripeto, non l'ho asserito solo io, ma anche altri attivisti e professionisti del campo. Ma casualmente la magistratura genovese e addirittura, udite udite, per competenza la magistratura torinese avrebbero aperto un'indagine sul sottoscritto, come ho detto, per calunnia, per aver calunniato i magistrati di Genova. Certo è veramente curiosa la questione, perché il fulcro è che il sottoscritto, giustamente come altri, ha fatto notare che i video forniti dalla magistratura genovese sono stati manipolati. Ma la cosa strana, veramente particolare, direi ridicola, è che sono gli stessi magistrati ad aver ammesso in più occasioni e per quanto riguarda diversi video, compreso l'ultimo, che detti filmati sono stati manipolati, modificati per motivi diversi. Quindi non sono io a dirlo che i video sono stati manipolati, ma la stessa magistratura. E poi, per quale motivo i magistrati dovrebbero indagare Marcianò per calunnia, perché Marcianò ha detto che il ponte non è crollato per i motivi dichiarati, se le indagini genovesi non sono state ancora concluse e quindi neanche i magistrati genovesi sanno esattamente, o forse sì, per quale motivo è crollato il ponte. Quindi io attendo comunicazioni da parte degli inquirenti torinesi, e nel momento in cui riceverò un avviso di garanzia o comunque una comunicazione di rinvio a giudizio, chiederò di essere interrogato e porterò a testimonianza le dichiarazioni dell'ingegner Siviero e dell'ingegner Segantini, che dimostrano, dati alla mano, che il ponte Morandi non è crollato per cedimento strutturale. E quindi, cari magistrati, ci divertiremo. Vedremo se andrà avanti oppure se vi converrà far finta di niente. Fatto è che queste veline che sono state passate all'ANSA, alla Repubblica, alla Stampa e ad altri giornali sono veline scritte da qualcuno in alto. Caso vuole, queste veline sono state pubblicate proprio l'11 settembre 2019, 11 settembre. Sempre l'11 che ricorre in queste faccende che ci riguardano, e chiaramente se vogliono andare avanti oppure se decidono di fare come hanno fatto nel caso Solesin, Bataclan, quando hanno provato ad indagarmi e poi ci hanno rinunciato perché ho portato le fotografie della Solesin viva e vegeta durante le esercitazioni di Parigi quella mattina, quella sera, scusate, alle 8:30. Quindi, cari magistrati, io vi aspetto al varco, facciamo un bel interrogatorio di garanzia. Vi ricordo che se una volta richiesto l'interrogatorio di garanzia non accettate tale richiesta, l'eventuale rinvio a giudizio è nullo, perché violate l'articolo 415 bis del codice di procedura penale. Vi saluto,
Vi ringrazio e soprattutto ringrazio gli amici che continuano a supportarci. E anzi, apro una parentesi e poi la chiudo. Pare che anche la Guardia di Finanza stia indagando per queste donazioni che mi mandate per sostenere le spese penali, le spese processuali. Incredibile. Peggio della Turchia di Erdogan. Viva l'Italia!